Il tema dell'invidia è antichissimo, già Asael ha detto molto, ma io partirò da tutta un'altra tradizione. Non stiamo lì a dire chi è prima, chi è secondo, non è molto interessante questo. Cioè parto dal primo poeta della nostra tradizione, dal primo poeta scritto, cioè da Esiodo, da cui tutta la nostra tradizione deriva. E in Esiodo compare in una maniera, adesso vedremo, molto suggestiva ma molto soprattutto importante, la figura di Eris. Eris è l'invidia, Eris è appunto la contesa, forse la vera traduzione sarebbe la contesa invidiosa. E questa figura singolarmente si trova sia nella Teogonia sia nelle opere dei giorni. Si considera la Teogonia più antica, le opere dei giorni scritti dopo, questi due grandi poemi, tutto quello che sappiamo della mitologia classica viene di lì, tutto quello che ha allevato lo spirito umano occidentale viene di lì, più naturalmente la tradizione biblica. Quindi si suole considerare Eris, questa divinità, il nesso profondo tra la prima opera poetica che narra sostanzialmente la nascita dell'uomo dagli dèi, la nascita dell'uomo al cospetto delle forze della natura, come colui che deve combattere contro la natura e deve costruire una civiltà, perché nelle opere dei giorni la vera protagonista è la musa, è il canto, è il canto poetico, è mnemosine, è la memoria. Mentre nella seconda opera si tratta, diciamo, della parte sociale, no? Il lavoro. L'essere umano è colui che, avendo queste ascendenze divine, sacre, mitiche, eccetera, deve però guadagnarsi il pane su questa terra, deve però su questa terra appunto costruire una convivenza pacifica, possibilmente pacifica. Allora vi leggo i due passi dove compare Eris, almeno qualcosa dei due passi. È un passo quindi della Teogonia. Siamo nel verso 225, si parla della notte che genera tutti i vari esseri viventi, e questa notte funesta generò ancora la Nemesi, flagello per gli uomini mortali, ella, la notte funesta, e dopo generò l'inganno e l'amore e la vecchiaia esiziale, e generò ancora la contesa dall'animo violento, la contesa Eris dall'animo violento. Poi la contesa odiosa generò il travaglio. Ecco, qui si fa tutta una genealogia. Generò il travaglio pieno di angosce, l'oblio e la fame e i dolori grondanti lacrime, le mischie, le battaglie, le stragi e le uccisioni, le risse, le menzogne e le chiacchiere e le dispute, il malgoverno, è molto attuale, insomma, e la rovina, che vanno sempre insieme. E ancora il giuramento, il quale colpisce soprattutto gli uomini della terra quando qualcuno di sua volontà si è mostrato spergiuro. Quindi qui è un'immagine di un demone negativo che ispira tutta la violenza che sulla terra, anche tra gli elementi della terra, ma soprattutto poi tra gli uomini, determina il loro destino, diciamo così, infelice, infausto. Nelle opere e i giorni invece c'è una correzione. Su questo si sono scritte naturalmente migliaia di pagine, e correggendosi proprio il poeta dice così: non fu unica in vero la stirpe delle contese, ma sulla terra ne esistono due. La prima può lodarla chi bene l'intende, l'altra invece è biasimevole. Un animo del tutto contrario esse racchiudono. Quindi ci sono due Eris, due invidie. Questo è famosissimo, signori. La prima infatti fa prosperare la guerra funesta e la lotta, l'ha già detto, no? Nell'altro poema. La sciagurata. Nessuno dei mortali la ama, ma stretti dalla necessità, ecco, la necessità li costringe alla lotta, li costringe alla contesa e quindi all'invidia e quindi alla gelosia, come diceva Asael, eccetera. Stretti dalla necessità, essi per volere degli immortali rendono onore alla greve pesante contesa. La seconda Eris, la seconda invidia, invece
la generò prima dell'altra notte, la notte prima dell'altra, la notte tenebrosa. Quindi viene prima la contesa buona, poi la contesa cattiva, diciamo così. Ed il Cronide dall'eccelso trono, cioè Zeus, figlio di Cronos, che ha la sua dimora nell'etere, la pose alle radici della terra. Quindi la buona Eris è alla radice della terra, il che vuol dire della coltivazione della terra, del lavoro, della fruttificazione, cioè del generare frutti. Quindi tutto ciò che genera frutto positivo è opera di questa seconda Eris che sta alla radice della terra, alla radice della vita. Ed è molto migliore per gli uomini, proprio questa suole svegliare egualmente al lavoro. Interessante. Questo è il tema fondamentale. L'invidia è buona perché sveglia il lavoro. E adesso lo dirà chiarissimamente. Anche l'ozioso, infatti, quando sente la mancanza del lavoro, volgendo lo sguardo ad uno ricco, e quindi subito si affretta ad arare e a piantare il campo e a farsi bene una casa, così il vicino prende invidia del vicino, che anela al benessere. Buona è questa contesa ai mortali. E il vasaio gareggia col vasaio, verso famosissimo, questa è la famosa invidia del vasaio. Il vasaio gareggia col vasaio, e l'artigiano con l'artigiano, e il mendico gareggia col mendico, e l'Aedo, anche lui, con l'Aedo. Difatti Esiodo aveva vinto una famosa gara poetica, della quale si vanta moltissimo. Ecco, questa è l'antica Eris. Vi ricordo molto rapidamente, perché il tempo corre, un altro grande mito. Il mito, come tutti conosciamo, del pomo, del pomo della bellezza tra le dee. Il mito comincia così, che Eris, appunto, che stava a banchetto con gli dei, essendo naturalmente l'invidia ed essendo ostile e stuzzicando continuamente le contese, a un certo punto gli dei si stufano e le dicono vattene, la cacciano dall'Olimpo. Allora Eris si vendica, come tutti sappiamo, lancia una mela sul tavolo degli dei, dove tutti gli dei sono a pranzo, a cena, come volete, con una scritta: alla più bella, apriti cielo. Perché subito si scatena la contesa, no? Si scatena la contesa tra Afrodite e Era, per esempio, no? E il povero Zeus, naturalmente, queste faccende di donne, si allarma subito, dice no, io non voglio, stabiliamo un giudice mortale, così non è fra di noi, e scelgono appunto Alessandro o Paride, che dir si voglia, no? Che dia il pomo alla più bella. Lì avviene tutto uno scambio tra Afrodite ed Era, perché Afrodite aveva prestato a Era il cinto o il perizoma, che dir si voglia, che quando una donna lo indossava rendeva pazzi di amore erotico gli uomini. Insomma, Zeus era un po', come dire, impallidito, un po' distratto nei confronti. Allora Era chiede ad Afrodite: mi presti? E lei dice sì, per carità, però adesso siamo di fronte alla gara. Allora Afrodite dice no, ridammi il perizoma. Ma il bello è che si mette in gara anche Artemide, la verginella, la scorbutica, quella che fa il maschiaccio, no? Anche lei vuole essere la più bella. Beh, voi sapete come finisce la contesa. Naturalmente Paride dona il pomo a Afrodite, la quale in cambio gli promette, visto che lui l'ha dichiarata la più bella fra le dee, gli promette la più bella donna fra i mortali. Ed è così che Paride avrà Elena. Ma la storia, voi capite molto bene, è chiarissima. Cioè la contesa è all'origine della guerra, l'ha già detto. La contesa è all'origine della storia umana, in quanto storia di conflitti, in quanto storia di massacri, in quanto storia appunto di aggressività irrimediabile. Ecco, vorrei fare un secondo passo, poi ne faremo un terzo, anch'io ne ho tre con me, come Davide. Il secondo passo è Dante. E qui è diversa la questione, perché appunto c'è stata di mezzo la Bibbia, il cristianesimo, e dove parla dell'invidia? Beh, è notissimo, sono i due canti 13 e 14 del Purgatorio, dove
nella cornice del Monte del Purgatorio, Dante si incontra, è la seconda cornice, no? Dopo i superbi, si incontra appunto con gli invidiosi, con gli invidiosi. Io l'ho sempre letta con grande piacere questa cosa, a parte la bellezza naturalmente, perché c'è un punto straordinario. Dante, sapete com'è la punizione, il contrappasso, no? Cioè gli invidiosi indossano un cilicio grigio che li rende uguali alle pietre alle quali stanno appoggiati, e si appoggiano anche l'uno con gli altri perché sono accecati, no? Sono stati, i loro occhi sono stati cuciti come quelli dello sparviero selvaggio, dice Dante, cioè quegli occhi che hanno guardato con invidia sono accecati, appunto, no? E quindi non vedono i due poeti, e qui il personaggio del XIII è Sappia Senese, che dice: sì, io mi chiamo Sappia, ma non fui saggia, non fui savia, perché per tutta la mia vita io ero così invidiosa. Ma qui l'invidia è anche non solo, come dire, sentimento di gelosia per il successo, ma anche desiderio profondo che le cose vadano male a colui che io invidio. E lei aveva addirittura invidiato i suoi concittadini che erano in battaglia con i fiorentini, e quando li vede disfatti lancia un grido di felicità, no? Cioè i suoi desideri erano stati, come dire, rispettati dal buon Dio, ecco. Allora c'è un punto che mi piace moltissimo, ma adesso naturalmente l'ho perso, lo ritrovo, state tranquilli, nel quale appunto Dante dice una cosa interessante, dice una cosa che mi ha sempre colpito, cioè che anche lui prima o poi avrà questo tormento, cioè vede, dice, già sentono. Dice: per la verità, io qui starò poco, non sono un grande invidioso, ma un po' sì anch'io. Invece dice: quello che veramente mi abbatte è il pensiero della cornice precedente, i superbi, perché si confessa superbo, no? E dice: già sento il peso di quella punizione, cioè dell'enorme sasso che devono portare in giro per il giro. Questo mi ha consolato, perché naturalmente anch'io ho sofferto di sentimenti di invidia, no? Credo che sia difficile, quando un mio collega aveva molto successo io sentivo dei sentimenti di invidia, soprattutto con Gianni Vattimo ho avuto un... lo devo proprio confessare. E allora sapere che Dante Alighieri mi ha consolato moltissimo. Ma la cosa finale, adesso non abbiamo tempo di entrare troppo, la fine del verso del canto XIII è meraviglioso, perché Sappia che si confessa, che dice: pensa che sciagurata che sono stata nella vita, io addirittura gioivo perché vedevo i miei concittadini distrutti nella battaglia, morire come cani, eccetera eccetera. Poi però nella fine non si tiene, perché ancora non è stata purgata abbastanza, e quindi parla male di Siena. E dice: sì, quei pazzi lì che credono a Talamona di poter fare un porto di mare, e vedranno cosa gliene capiterà, noi non avremo mai un porto di mare. Cioè si rivela immediatamente, già, come dire, con un carattere come era Dante Alighieri. Ecco, qui allora l'invidia è passata da una tradizione, diciamo, mitologica, cosmologica e sociologica di tipo pagano, e quindi di tipo, diciamo, non penalizzato, no? Sono le forze della natura, le forze del cielo, le forze della comunità umana che il poeta canta, e lì ravvisa questa geniale intuizione, no? delle due invidie, quella che porta al conflitto e quella che invece è positiva, perché mette in gara gli uomini, no? Mette gli uomini in un confronto, gli uomini e le donne naturalmente, no? E se vedo uno che fa bene le cose, allora desidero anch'io fare bene le cose, se vedo uno che ha successo, allora desidero anch'io avere successo. E questa, diciamo, fraterna, ecco, per usare un termine che piace a Davide, questa fraterna gelosia però è guardata nel suo frutto sociale, in quanto legame, tra gli uomini c'è un legame positivo che l'invidia. Chi ha letto tutto questo? Qui veniamo a noi, signori, veniamo al grande Nietzsche.
il grande Nietzsche, che naturalmente è tornato indietro, che è tornato, certamente in lui non vi è un apprezzamento della versione cristiana, della versione di Dante, perché la versione cristiana naturalmente è sopire, cancellare il peso che già sento sulle spalle, il dolore che già sento negli occhi, bisogna essere buoni, docili, no? Mansueti, ma buoni, docili, mansueti. Dante si accusa della sua superbia, ecco, che sarebbe per Nietzsche invece un valore positivo per certi versi. No, in questa lettura anticristiana e in questo senso moderna, ma non è la sola, ce ne sono tante di letture moderne, Nietzsche torna proprio sostanzialmente alla invidia del vasaio, ma proprio espressamente. In un suo scritto giovanile che si chiama L'agone omerico, individua proprio nella idea dell'agone, della gara, lo spirito greco autentico, quello che noi moderni, in qualche modo deviati dal cristianesimo, questo è come lui pensa le cose, avremmo perduto, avremmo perso il senso della nobiltà originaria dell'agone, la nobiltà originaria dell'Olimpiade, che non a caso è una invenzione dei greci, del luogo dove si gareggia, del luogo dove vinca il migliore, del luogo nel quale ognuno porta con sé l'emblema della sua patria, no? I popoli, diceva giustamente Davide, no? Io sono ateniese e corro per tutta la mia città e sono pronto a morire, no? A morire, a stramazzare per terra, purché la mia città vinca, no? Quindi questa nobile gara. Naturalmente la nobile gara è tale se non è, come dire, attraversata dalla cattiva Eris. È un'interessante interpretazione, perché Nietzsche, se ci pensate, sta dicendo questo: bando alle chiacchiere, bando alle utopie, bando agli idealismi. La vita sulla terra è tragica, la vita sulla terra è tremenda. Gli dèi ci hanno messo in un posto pieno di difficoltà e anche i nostri animi sono abitati da molte, molte passioni, divinità nefaste, intuizioni non generose, perché così è fatta la vita umana, perché questa è la vita umana, senza miti nel senso negativo della parola. Allora c'è un grande compito che è affidato all'uomo, che è il compito della civiltà, che è il compito della cultura, che è il compito della poesia, che è il compito dell'arte, l'arte del vasaio, l'arte dell'aedo, l'arte del contadino. Qual è questo compito? Questo compito è appunto quello di frenare la Eris cattiva, di, come dire, legare le mani a questa violenza terrificante. Qui lo dice in una maniera assolutamente chiara, no? Dice: quale esistenza terrena è rispecchiata dalle leggende teogoniche di Esiodo e della origine, i figli della notte, della contesa, del desiderio amoroso, dell'inganno, della vecchiaia, della morte? Ecco, questo è il tema del poema esiodeo. Ma da qui viene fuori, come dire, un fiore, un frutto che è quello che siamo noi. E proprio traducendo le parole di Esiodo, scrive Nietzsche: questa seconda Eris spinge al lavoro anche l'uomo inetto. E quando qualcuno che non possiede nulla guarda un altro che è ricco, egli si affretta allora nello stesso modo a seminare, a piantare, a mettere bene in ordine la casa. Il vicino gareggia col vicino che tende al benessere. Buona è questa Eris per gli uomini. Anche il vasaio è astioso verso il vasaio, e il carpentiere verso il carpentiere, il mendicante invidia il mendicante, il cantore il cantore. Questa è una parafrasi proprio, no? Ma non soltanto Aristotele, Retorica, eccetera, 1388 a 16, non soltanto Aristotele, ma tutta quanta l'antichità greca pensa riguardo all'astio e all'invidia diversamente da noi. E giudica come Esiodo.
il quale da un lato designa come cattiva una Eris, quella cioè che spinge l'uno contro l'altro gli uomini in una crudele lotta di annientamento, ma d'altro lato loda come buona una seconda Eris, che sotto la forma di gelosia, astio e invidia stimola gli uomini all'azione, non già a una lotta di annientamento, ma all'agone, alla gara non aggressiva, alla gara che non si trasforma in conflitto. Il greco è invidioso e non sente questa proprietà come un difetto, bensì come azione di una divinità benefica. Quale abisso fra il nostro giudizio etico e il suo, fra il giudizio etico del grande Dante? Poiché è invidioso, il greco sente anche, ogni volta in cui gode di un eccesso di onore, di ricchezza, di lusso e di felicità, che su di lui si posa l'occhio invidioso di un dio e teme questa invidia. Cioè, addirittura, no, come era nel costume greco, ma anche nel costume romano, sapete che l'imperatore che tornava, il condottiero che tornava trionfante, che appunto era accolto nella città eterna con grandi festeggiamenti, e si faceva la via Appia famosa, no? Si entrava la via trionfale, suoni, canti, fanfare, no? Ma nel mentre che tutto il popolo plaudente, incoronato dall'alloro, eccetera, dietro i soldati, in quella circostanza, gli umili soldati avevano la facoltà di dirgli tutte le cattiverie che veniva loro voglia di dire, cioè, come dire, sfogavano la loro invidia, sfogavano la loro gelosia, gli dicevano: ma tu in realtà sei un cornuto, sei un farabutto, hai fatto morire un sacco di gente. Perché bisognava, come dire, attenuare la gioia del trionfo, attenuare il successo nel suo culmine, perché gli dèi, anche loro, sono invidiosi e immediatamente possono minacciarti, no? O c'era l'altro motto: se tu vinci ad Olimpia è meglio che muori subito dopo. Ecco, è un altro modo, no, di intendere l'invidia, ma soprattutto un altro modo di intendere la civiltà, la cultura, l'ufficio della poesia, qualche cosa che non sogna una trascendenza che risolve tutto, che non sogna una bontà angelica che non c'è sulla terra, e che non se ne fa una colpa. La cosa più interessante in Nietzsche è che non è una colpa. La cattiva Eris è una forza cosmica che invade ognuno di noi e lo travolge nel conflitto, no? Come nella faccenda di Era, del pomo di Afrodite. Quindi non si tratta, come dire, di edulcorare la situazione, si tratta di curarla. E la civiltà è la grande cura dell'invidia, che usa l'invidia, così come Amfortas usava il veleno della lancia, no, per risanare dalla ferita, così usare l'invidia e girarla nella sua parte positiva, girarla nella sua parte costruttiva, nella sua parte comunitaria, in quella che appunto fa di un gruppo di umani una civiltà, una cultura. Beh, è una grande lezione. Grazie.